Noi in questo momento stiamo registrando una ripresa della domanda e degli affitti, sia da parte, chiaramente dove vivo è un operatore, il più grosso operatore che c'è in Italia e in Europa nel settore del co-living, quindi soluzioni in condivisione per studenti e giovani lavoratori. Noi stiamo rivedendo una ripresa della domanda, sia da parte degli studenti che oggi rappresentano il 55-60% degli affitti che stiamo facendo in questo momento, ma anche dei giovani lavoratori, il 40%. Così come anche degli stranieri, per quanto si parli spesso di una mobilità assolutamente ridotta in ambito internazionale, noi un cliente su quattro in termini di contatti lo registriamo come un cliente straniero, e quindi stiamo rivedendo una domanda che settimana sta migliorando, e una buona ripresa degli affitti. Contiamo per la fine dell'anno di ritornare a una situazione di occupancy classica che abbiamo sempre avuto, quindi fondamentalmente quasi vicina al 100%, che chiaramente non abbiamo avuto per qualche mese proprio perché ci sono stati dei blocchi alla mobilità, e come tutti sappiamo, ma siamo fiduciosi. Ma siamo talmente tanto fiduciosi nel medio termine che poi durante questo periodo, diciamo da febbraio-marzo sino ad oggi, che cosa abbiamo fatto? Un importante piano di sviluppo organico che abbiamo mantenuto. Abbiamo fatto un'acquisizione ad aprile e marzo di Finlibera, che era il secondo più grosso player nel co-living privato in Italia, con oltre 700 stanze, e proprio oggi stiamo comunicando una nuova importante operazione sul nostro capitale, perché i soci hanno messo a disposizione ulteriori 15 milioni di euro in aumento di capitale, proprio perché le nostre riflessioni sono di fiducia e di volontà di espanderci e quindi di accelerare sul nostro fenomeno di crescita, che era già diciamo nei piani pre-Covid molto importante. Quindi stiamo accelerando l'internazionalizzazione. E Madrid, e quindi Spagna e Francia, e valuteremo eventuali altre opportunità di M&A qualora si dovessero manifestare. Quindi il tema per noi è un'accelerazione della crescita, la volontà di proseguire con l'internazionalizzazione e far diventare Dove Vivo la più grossa piattaforma europea del co-living.